Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio, molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Amici di Insieme a Canestro, buonasera e bentornati in diretta sul canale 80 di Rossini TV. Questa è la seconda puntata della quarta stagione di Insieme a Canestro. Vogliamo anche ringraziare Marco Cadeddu, che è stato il conduttore di questa fortunata trasmissione per 3 anni, passandomi poi il testimone. Spero che Marco sia all'ascolto. Lo ringraziamo perché ha creato una tradizione e sappiamo che tante persone adesso seguono questo programma perché sono affezionate alla VL, sono affezionate al basket e gli piace a metà settimana che si commenti un po' tra la partita che è stata già giocata e quella in arrivo, si parli un po' di pallacanestro, di VL, di tanti argomenti. Potete seguirci in diretta sul canale 80 di Rossini TV, che è visibile in tutta la regione, ma anche sulla nostra pagina Facebook, oppure potete scaricare l'app di Rossini TV e potete seguirla sui vostri smartphone e anche sul sito della nostra emittente. Quindi avete tanti modi di seguirla sia da Pesaro che dalla regione Marche, ma anche da fuori, anche dall'estero, se volete. Potete rimanere in contatto con noi. Grazie ai nostri sponsor che ci sostengono, quindi Conad Montecchio, Macchini Ceramiche e Banca di Pesaro. E adesso passo a presentarvi gli ospiti di questa seconda puntata. Io sono veramente felice di avere in questo tavolo Walter Magnifico, brand ambassador della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Buonasera a tutti, ciao Elisabetta, grazie per l'invito. Grazie a te Walter, e vicino a lui un grande amico e anche un coetaneo, Mauro Procaccini, allenatore, opinionista. Ciao, grazie Betta, buonasera a tutti. Ecco, questi due ragazzi che ho messo insieme, poi dopo scopriremo anche che hanno un passato da giocatori in comune, ma adesso passiamo la parola a Giovanni Zidda, che anche quest'anno vi indicherà come mettervi in contatto con noi per porre domande e rispondere al contest che lanceremo fra poco e che mette in palio 2 biglietti per la partita di domenica 22 ottobre contro la Givova Scafati, a chi risponderà per primo. Ti passo la palla, Giovanni. Sì, buonasera a tutti e bentrovati per questa seconda puntata. Vi ricordo il numero WhatsApp 370-366-7210, oppure potete commentare nella diretta Facebook di Rossini TV. Vi ricordo che potete partecipare al contest per vincere 2 biglietti contro la partita di domenica 22 ottobre. Nella stagione 1980-1981 la Scavolini vinse per la prima volta a Milano, per ben 2 volte in regular season e nella fase orologio. Vogliamo sapere quindi i risultati delle 2 storiche partite contro il Billy e chi sedeva, quindi chi era l'allenatore in quella stagione. Bene, allora buona fortuna e vediamo chi sarà il più veloce. Sicuramente loro lo sanno perché erano in quella squadra. Non e adesso forse non il risultato, ma sicuramente vi ricordate. Di aver vinto, sì. Vi abbiamo preparato una piccola sorpresa. Ti prego, Andrea, in regia, di trasmettere le foto
che abbiamo selezionato. Guardate un po' questo biondino qua col numero 5. Mauro, qui credo che tu avessi 18 anni, non sì, di più. 18. In maglia Scavolini, qui siamo al vecchio Palace. Questo contro Pierluigi Marzorati, grande foto, guarda che primo passo. E poi abbiamo anche delle foto del capitano qui praticamente all'inizio, appena arrivato a Pesaro, qui è contro Renato Villalta, la maglia numero 6 mitica di Walter Magnifico, e qui invece avevi già 40 anni, ma guarda ancora come sei in forma. Così era l'ultimo anno. 2000-2001, dove poi hai smesso e sei diventato dirigente. Ecco, ci fa piacere insomma aver rispolverato questa cosa, però vorrei chiedervi una cosa prima di entrare nel vivo. Siccome guardandovi, insomma, si vede che il tempo è passato, ma mica molto per voi, ma come fate? Lo chiedono tutti. Cioè, siete rimasti in forma? Cioè, che fate? Vi allenate ancora? Fate sport? Mangiate bene? Correte? Cioè, come fate a mantenervi così? Che siete anche nonni? Potranno essere nonni questi due qua? Che stiamo dietro i nipoti, ci tengono. Cioè, date attivi. Qualche consiglio anche a chi fa sport, a chi magari vuole mantenersi. Come avete fatto? Walter, vai. Beh, no, io... Allora, intanto rimanere nell'ambiente sportivo dal punto di vista proprio di, diciamo, ti mantiene quell'entusiasmo, ecco, quella voglia di mantenerti giovane nella testa. Poi niente, ci sono un po' di controllarsi, no, nel mangiare, perché altrimenti si fa facilmente, si mette su qualche chilo così di troppo, però per il resto io non ho cambiato tantissimo. Ecco. Ma fai sport, tu t'alleni? No, non faccio sport. Non fai più niente? Anzi, no. Vedi come sono... però è del DNA questo qui. Quello DNA di Walter. No, tu sì. Anche tu adesso. No, io faccio, però, sì. No? Adesso che poi sono gli ultimi 2-3 anni che sono a Pesaro, la mattina me la dedico. Ma ti ho visto andare in giro con un attrezzo improponibile. Che cos'è? Quello è un half bike. Questa è una cosa che c'è solo io a Pesaro, che sono un po' esaurito. No, una cosa, una bicicletta un po' particolare dove pedali sempre da in piedi, perciò non è abbastanza faticosa, diciamo. Uh-huh. Anche stamattina me la sono presa, una bella giornata, la mattina me la godo, finché me la posso godere, visto che fino a 2-3 anni fa, quando allenavi, il tempo per allenarsi ne avevi poco perché avevi altri pensieri. Adesso che posso dedicarmi un po' la mia vita, diciamo, anche privata, il pomeriggio me la dedico con i ragazzi, come sappiamo tutti ormai c'ho questa società da 10 anni, Gators, perciò me la godo così. Uh-huh. Ma loro hanno giocato insieme nella stagione 1980-81 ed è la stagione di cui abbiamo lanciato il contest. Ecco, tutti e due classe 61, eravate veramente due ragazzi. E chi dice oggi, quando si parla dei giovani, no? Chiamiamo ancora giovani, quando uno ha 25 anni, una volta, come si dice, quando avevi 18 anni ti buttavano in acqua, se sapevi nuotare, dice così Franco Bertini, no? Il tuo maestro. È così o no? Betta, erano tempi diversi e fatica anche fare un paragone. È chiaro che ai tempi nostri c'era il settore giovanile era privilegiato, cioè crescevi in una certa maniera e poi ti buttavano in Serie A se eri bravo. Io, per spendere una parola per Walter, io penso su lui, gliel'ho detto milioni di volte, quell'anno lì, quando lui è arrivato, che c'era il ballottaggio con Ricci, a ripensarci mi veniva anche un po' da ridere. Walter è stato, senza ombra di dubbio, l'uomo che ha svoltato questa società. Che ha fatto vincere scudetti, perché oggettivamente era il terzo americano, ma terzo americano forte. Una volta c'erano gli americani forti, dall'NBA venivano in Italia, uh-huh, e lui era uno di quelli, non per niente, è stato uno dei primi giocatori che è stato preso, cioè vagliato dall'NBA. Dico la verità, non è che scopro niente. E questo non è andato. Però diciamo che erano tempi diversi. A me non piace fare molto questi paragoni. Sì, ma no, dopo ci dicono che siamo nostalgici. Sì, no? Perché non, però... poi onestamente adesso è un altro sport, sì. C'è poco da dire. Come il tennis, come il calcio, sono ormai a livello fisico si è arrivati a dei livelli stratosferici dove magari la tecnica, tra virgolette, conta un po' di meno, ma non sono molto d'accordo su questo. Però il settore giovanile, secondo me, il grosso problema è quello lì, specialmente nella pallacanestro, dove abbiamo un calo clamoroso dei tesserati, perciò ci deve far riflettere questa cosa. Beh, io posso dire che chiaramente l'influenza maggiore l'ha avuta il maggior numero di giocatori stranieri che possono giocare, perché
Naturalmente ai tempi nostri con due americani c'erano otto posti disponibili, poi è chiaro che c'erano i giocatori già maturi, eccetera, ma vuoi o non vuoi qualche ragazzo da Pesaro, Caserta, Treviso, Milano, dappertutto, e quindi questo già limita un po'. Devo dire anche che il lavoro col settore giovanile si fa, noi abbiamo anche una realtà, siamo anche una realtà importante, se voglio ricordare i risultati che abbiamo ottenuto l'anno scorso con i ragazzi dell'Under 19, certo, la vittoria della Next Gen, il quarto posto alle finali nazionali, molti ragazzi nostri che sono usciti dal settore giovanile stanno giocando in Serie B, fuori in giro per l'Italia, certo, stanno cominciando a fare esperienza. Quindi, però manca in Italia, e non è solo pallacanestro, ma vedo anche nel calcio e negli altri sport, manca quella fiducia che si deve dare ai giovani, certo, di andare in campo, poter sbagliare, continuare a dargli fiducia. È questo che manca, proprio a livello, diciamo, di mentalità. La gente vorrebbe vedere i giovani in campo, però poi quando sbagliano diventiamo crudeli, abbastanza in fretta. Elisabetta, non è nemmeno tanto la gente, è proprio, direi proprio, dico le società, per dire gli allenatori, certo, le dirigenti. Guarda, noi l'anno scorso abbiamo vinto il premio per l'utilizzo degli Under 26, sì, che chiaro, no, è una cosa positiva, ma sì, mi fa un po' ridere, sì, perché premiare una squadra che faceva gli Under 26, che sono già giocatori anni, maturi, già eccetera, sì, io posso, certo, capire, fai giocare gli Under 18, gli Under 20, certo, c'è anche quel premio lì sugli Under 23, però, quindi è proprio l'idea di dire, vediamo i giovani giocare, lo sport è gioco per i giovani, diciamo, e noi qui facciamo fatica, ma leggevo anche degli articoli sul calcio che lamentano lo stesso problema. Bene ragazzi, allora abbiamo fatto questa digressione che però è giusta, perché ogni tanto bisogna anche riflettere un po' sui macro temi e non sempre solo sul risultato della partita, però adesso della partita con Venezia bisogna parlare, quindi Andrea ti chiedo dalla regia di mandare gli highlight della gara con Venezia. Ecco Walter, facciamo un po' il punto sul momento della squadra. Dopo lo 0-2 iniziale ci aspettano due impegni più abbordabili, a Brindisi e con Scafati. Come ci arriva la VL sia moralmente che anche fisicamente? Beh, certamente è stato un inizio molto impegnativo, perché comunque Brescia e Venezia sono due fra le migliori 4-5 squadre del campionato. Devo anche dire che se quel tiro di Bamford o se avessimo fatto un paio di errorini in meno a Brescia e fossimo tornati con due punti, forse oggi staremmo a parlare di un'altra situazione, sì, diciamo, sicuramente. Quindi poi chiaramente Venezia è una squadra che sulla fisicità innanzitutto, ma poi anche sulla tecnica, la qualità dei giocatori è difficile da affrontare. Beh, noi andiamo a Brindisi moralmente bene, perché non vedo perché, io vedo gli allenamenti dei ragazzi e stanno bene, diciamo, dal punto di vista morale non è che hanno accusato colpi particolari dopo la sconfitta. C'è qualche problemino dal punto di vista fisico, o meglio, Bamford abbiamo visto che ha stretto i denti, ha voluto assolutamente giocare perché nel primo quarto ha subito una distorsione alla caviglia e quindi ha forzato di media entità, e in questi primi due giorni è stato fermo e ha seguito le terapie trasmesse dallo staff tecnico. Da oggi ha cominciato a riallenarsi, quindi è recuperabile, ci sarà. Sì, assolutamente sì. Schilling ha un problema fisico che sta gestendo insieme, sta facendo un lavoro particolare insieme allo staff medico, si allena, ma chiaramente si allena, diciamo, in percentuali ridotte, non al 100%, ma cercando di riuscire a recuperare la forma con i giorni e di riuscire a dare un contributo sicuramente più importante. Sappiamo benissimo che quello che sta offrendo è insufficiente, però insomma, certo, siamo fiduciosi che possa far meglio. E forse un motivo magari anche per quello, no? Cioè quando un giocatore in difficoltà, se non sta bene fisicamente, le difficoltà si acuiscono poi. Assolutamente sì, una pallacanestro poi molto atletica e fisica come quella che si gioca oggi è condizionante. Domenica scorsa Quincy era un po' in bambola, po' in bambola,
ma ha vissuto una settimana, diciamo un fine settimana per lui e la moglie di grande felicità, perché è diventato papà. Di solito gli americani chiedono di andare a casa quando nascono i figli. Lui ha deciso di far nascere il figlio qui, questo gli fa onore, però è ovvio che la moglie era da sola, c'era bisogno di qualcuno che gli stesse vicino in quel momento. Sì, sì, lui è voluto venire prima dell'inizio del raduno, 10 giorni prima, proprio perché la moglie da quel momento poi non poteva più viaggiare, quindi ha voluto anticipare l'arrivo a Pesaro. Però ha vissuto 3-4 giorni particolari, gli si può perdonare. Quindi anche lui sicuramente allenamento dopo allenamento tornerà a dare il contributo comunque positivo che ha dato in precampionato. Sì, Ford a me era piaciuto tanto in precampionato, quindi domenica lo perdono perché 0 punti, un rimbalzo, no, non può essere questo, insomma, dai. Senti Mauro, come valuti fino a questo momento un po' lo stile di gioco della VL? Cioè quanto conta ancora l'apporto dei lunghi in quest'epoca storica in cui la maggior parte delle squadre, la nostra compresa, è sbilanciata sugli esterni? Ti sembra così oppure? Sicuramente io quest'anno l'unica partita che avevo visto era il Memorial Ford, perciò onestamente non mi piace neanche dare troppi giudizi tecnici su una squadra che ho visto talmente poco e giocatori che poi conosco anche molto poco. Però secondo me l'impressione che ho avuto dalle due partite che ho visto è che forse l'anno scorso c'era più spinta, perlomeno si cercava con più insistenza con il contropiede. Questa qui è la cosa che mi è balenata di più. Ma sai, sulle caratteristiche degli allenatori, io Buscaglia lo conosco onestamente, lo conosco anche molto poco. Repiša lo conoscevo di più e me lo ricordavo anche di più. E quindi Buscaglia, corriamo poco, vuol dire? Secondo me, rispetto a Repiša, non lo so se è un problema. Walter vede tutti gli allenamenti, io purtroppo non riesco a vederne tanti, però l'impressione che ho avuto dalle due partite è che avendo poi tanti esterni piccoli magari si potrebbe provare a correre un po' di più, però ripeto, sono giudizi assolutamente forse anche privi di ogni fondamento, cioè non è che anche se magari qualcosina di pallacanestro penso un pochino di avere dopo 60 anni che sono in un rettangolo di capire qualcosa, però faccio fatica sempre a giudicare l'operato di un allenatore che non riesco a vedere quotidianamente. Walter lo vede tutti i giorni, poi magari mi dirà guarda che proviamo, lui è uno che martella sul contropiede, questo non te lo so dire. Gli allenamenti che avevo visto di Repiša, che qualcuno non avevo visto, e considerando che Repiša lo conoscevo anche perché è sempre stato uno che mi è sempre piaciuto a livello di gioco, ai tempi della Fortitudo, perciò era uno che cercava sempre il contropiede di andare ed era uno stile di gioco che a me piaceva molto. Ancora, no, ripeto, non posso dare giudizi, però l'impressione che ho avuto da due partite mi sembra che sia un pochino più... Un po' troppo aggrappati al tiro da tre punti, perché il tiro da tre punti è una cosa aleatoria, ci sono delle serate in cui si fa canestro anche bendati, delle serate in cui si rompono i ferri. Sì, quello lì sicuro, sai, domenica si è, infatti anche in telecronaca, cioè abbiamo cercato molto situazioni, cioè tiri da tre punti, sai, un conto che li trovi a difesa schierata, un conto che provi a correre in contropiede, magari trovi anche, poi c'è la giornata che magari non fai canestro, è capitato a Tortona, a domenica a Venezia che ha fatto 0 su 19, perciò non è che succede solo a Pesaro che non fai canestro, però ripeto, sono filosofie di gioco che bisognerebbe conoscere a fondo un allenatore. Guardiamo adesso un altro video che riguarda Bamford, proprio centrato su di lui. Walter, sulle condizioni, quindi ci hai detto, ha recuperato dalla distorsione alla caviglia, ma quanto secondo te potrà fargli evitare la squadra quando sarà al 100%? Perché questo è un giocatore che non gioca solo per se stesso. Assolutamente, per noi è importantissimo, può far crescere il rendimento anche del nostro playmaker di McCallum, quindi è chiaro, lui è la bocca da fuoco che abbiamo voluto fortemente, è giocatore di personalità, di intraprendente, e quindi può giocare uno contro, si possono giocare i giochi per lui, per il suo tiro da fuori, ma può giocare uno contro uno, battere l'uomo e creare per gli altri. Chiaro, ha tanta energia, ha durezza mentale, perché anche domenica scorsa non si è abbattuto, cioè distorsione o non distorsione, ha voluto entrare in campo e dare il contributo, quindi sicuramente è un giocatore che darà
potrà far crescere gli altri e darà tanto alla squadra. Ecco, quindi io direi che queste due partite qui noi abbiamo avuto comunque una progressione non ideale, perché anche nel precampionato Banfort si è fermato due settimane, esatto. Schilling si è fermato, non abbiamo avuto proprio una progressione di lavoro ideale per arrivare poi alle partite. Mancata un po' di continuità. Mancata un po' di continuità per piccoli infortuni che però hanno costretto a star fermo. Quindi io direi che con un po' di tempo, con un po' più di tempo, tanti giocatori diventeranno determinanti per la squadra e la faranno crescere. Senti Mauro, un'altra domanda diciamo legata un po' al tiro da tre, perché quando abbiamo fatto l'inserto al Resto del Carlino del via al campionato, Bianchini ha rilasciato un'intervista in cui ha detto che questo basket è diventato noioso, che giocano tutti nello stesso modo, che è colpa del tiro da tre, che ha rovinato il gioco perché i giocatori non lavorano più sul miglioramento individuale. Per crearsi altri colpi, perché comunque i tre punti alla fine valgono di più, per cui si tende a cercare sempre questa soluzione e tutti la cercano nello stesso modo, per cui un gioco monocorde. Si è preso sui social metà insulti, dove gli hanno detto che deve, è vecchio, deve andare a guardare i cantieri. Mentre altri invece hanno detto no, lui ha detto benissimo una cosa importante, cioè che appunto questa della mancato miglioramento individuale dei giocatori, che magari si accontentano tra virgolette magari del loro tiro e non cercano più altri colpi. Tu sai benissimo che per esempio il nostro Franco Bertini è fissato con l'arresto tiro, dice che se hai l'arresto tiro potrai giocare a pallacanestro per sempre, no? Infatti so proprio Banfort è uno dei primi canestri che ha fatto, proprio ho pensato a Franco, perché cioè lui ha proprio una facilità di questo palleggio arresto tiro che è fantastico. Come tutte le cose, non sono per buttare via tutto alla pallacanestro di adesso, perché io vedo delle bellissime partite. L'anno scorso ho avuto la fortuna di girare anche un po' per l'Europa, sì. Sono stato a Belgrado e ho visto due partite di Eurolega di una bellezza unica, dove per me la chiave è sempre quella: tu devi avere un bilanciamento nel tuo gioco. Chiaramente devi avere un gioco interno e un gioco esterno. Io penso sempre che se te riesci a mettere qualche palla lì dentro, poi qualche tiro da tre punti, se c'è il tiro da tre punti bisogna sfruttarlo. Certo. È chiaro che tanto ormai le statistiche parlano di quasi metà tiri da tre punti, quasi tutte le squadre, metà da tre, metà da due. Cioè bisogna rassegnarsi, però dopo la differenza secondo me la fanno i dettagli, le piccole cose. È chiaro che avere adesso si parla tanto di questo attaccare, questo close out, che mi viene anche da ridere, che sarebbe un aiuto difensivo dove te devi battere l'uomo con una partenza incrociata, come ti pare, che ci abbiamo sempre lavorato una vita, e ti parlo di 40 e passa anni fa. Adesso si lavora di nuovo, però devi insegnare un po', magari un po' di più il palleggio arresto tiro, ma sono cose che ormai fanno parte della pallacanestro moderna e no, ma è fatica fare un paragone per quello che era una volta e adesso. Si tira troppo da tre punti, ci sono squadre che tirano troppo da tre punti e ci sono squadre che tirano poco, perché faccio per dire, Milano può essere una partita che fa 30 tiri e una partita che ne fa 12 o 10 e fa 50 tiri da sotto. Cioè sono tutti dati che è fatica, cioè tu devi conoscere bene la realtà della squadra che hai e dove tu farai delle scelte. Certo. Però la palla dentro e la palla fuori rimane una prerogativa di tutte le squadre. Un po' imprevedibile, no? È chiaro. E poi adesso il battere l'uomo. L'uomo adesso, cioè, una volta lavoravi sull'uno contro uno, adesso forse ancora di più, cioè, perché adesso magari c'è un'esasperazione del pick and roll. Però dal punto di vista tecnico ci sono giocatori straordinari che fanno delle cose che una volta magari ce le sognavamo. Perciò dire che una volta si giocava la pallacanestro più bella perché ci giocavamo noi, per me non è vero. Era anche un po' più lenta magari, noi adesso quando ci riguardano i filmati, esatto, cioè, non si andava mica alla velocità. No, magari dopo la sera la televisione, però sicuramente adesso giochi a dei livelli, a dei ritmi e una fisicità che è fuori da ogni logica. Perciò le cose sono anche più difficili da fare, certo. Ovviamente. Un conto che vai ai 10 e un conto che vai ai 100. Perciò, io ripeto, per me è una pallacanestro che a me piace, cioè, mi piace sempre. Ti piacerà sempre. Bene ragazzi, allora adesso sentiamo se da casa abbiamo qualche input. Giovanni? Sì, iniziamo subito con buonasera a tutti da Francesco da Osimo.
E volevo chiedere a Mauro, che ha comunque ricoperto quel ruolo, e cosa pensi del nuovo play McCallan, mentre al mitico Walter un suo giudizio su Schilling. A te ti ha dato il compito più difficile. No, mi fa piacere questa domanda, intanto ringrazio perché purtroppo, ripeto, non ho potuto seguire tantissime partite, però proprio a pelle quello che ho visto domenica, lo dico proprio cioè le sensazioni che un ex giocatore ha di un pari ruolo, tra virgolette. Okay. E io ho avuto una bellissima, anche al Memorial Ford, che adesso non mi ricordo, però mi dà l'impressione di essere un giocatore che sicuramente sa giocare a pallacanestro. Ha un buon fisico. L'unico dubbio che ho è che magari non sarà quel giocatore che fa 4 bombe a partita. Magari una partita le potrà fare. Ne abbiamo in squadra di sì, a parte giocatori quello, che possono tirare. Però sicuramente l'importante è che faccia girare. Questo è un ragazzo che sa giocare a pallacanestro. Poi, questa è la mia opinione personale, da quello che ho visto. Una delle critiche che ho sentito di più su di lui, palleggia troppo. Sai, anche lì, palleggia troppo. Lo so, però anche lì è uno sviluppo di gioco che magari l'allenatore vuole che tenga la palla 5 secondi di più. Queste cose non le so e non le voglio neanche sapere, perché non mi interessa. Però, ripeto, per me è un ottimo giocatore, McCallan. Quindi verrà fuori secondo te ancora? Assolutamente di più, sì, domenica ha fatto una signora partita, tenendo conto poi che aveva davanti gente, oltretutto fisicamente, di un livello, a parte vabbè, i playmaker, Spisu, però cioè, le guardie loro erano una roba da carriera, parla per lui, esatto. McCallum è l'unico in questa squadra che ha giocato in NBA, che ha giocato in Eurolega. Ma si vede, quindi, secondo me si vede. Certo, non è forse all'apice della sua carriera, però non ha nemmeno 40 anni, 32, ancora 32 anni. Assolutamente. Per me è un buon giocatore. Di Gavin Schilling, devo ripetermi, nel senso che il suo rendimento è molto condizionato dal suo stato fisico, nel senso che questi problemi che sta cercando di risolvere lo condizionano nel suo gioco proprio, diciamo, chiaro, non è diciamo il rimbalzista che ha la Shackleford, che nessuno conoscerà perché stanno indietro di anni, però così come non è un ragazzo da 20 punti, ma non serve il lungo da 20 punti e 20 rimbalzi, certamente può fare di più e deve fare di più, ma ripeto, in questo momento è condizionato e non riesce a dare il meglio di problemi quello che si sono manifestati qua a Pesaro, che ha scoperto lui adesso, che aveva sì, certo, sono emersi qui dal periodo della preparazione in poi ho un po' di difficoltà, ma sta lavorando intensamente con lo staff medico, con i preparatori e si allena, quindi sta cercando proprio di recuperare la miglior condizione. Immagino che moralmente non sia facile, soprattutto a Pesaro. Quando cominci male è molto difficile uscire da quel buco. Giovanni? Sì, ci chiedono, Christian ci scrive su WhatsApp, essendo ancora oggi un nostalgico di Holland, volevo sapere un aneddoto su questo play americano. Wilbur girava sempre col cappellino bianco. Lo bianco in testa. A parte non so, purtroppo è venuto a mancare da un anno, mi sembra, proprio lo scorso ottobre. Sì. Ma io, visto che era veramente eravamo molto molto legati. Ricordiamo, scusa, per i più giovani, voi avete giocato in coppia con Wilbur Holland e Roswell Buie, erano gli stranieri della Scavolini 80-81. È stato il primo anno che abbiamo fatto i playoff, abbiamo vinto 11 partite di fila, è stato il primo anno vero che dopo lo spareggio salvezza che è esplosa l'allora VL ad alti livelli. Io la cosa che mi ricordo con più grande affetto proprio nei suoi confronti è stato proprio riguardo alla partita di Milano al Pallalido, la seconda partita che giocavamo al Pallalido, che ovviamente 35esimo, quinto fallo di Holland, e Franco Bertini si gira e dice: vai Mauro, sai, eravamo pari, e lui, mi ricordo come adesso, mi prese sotto braccio per almeno un minuto prima che facessi ingresso in campo e mi disse: stai tranquillo, non ti preoccupare, gioca come sai, di qua di là. Insomma, alla fine
andò benissimo perché vincemmo di 17, poi quella non partita. Il punteggio non me lo ricordo, sta tranquillo. E sono due cose che mi ricordo, questa cosa legata a Wilbur e una cosa legata a Walter, che non fece niente, ma fece solo canestro, ma un assist di Sylvester al volo, che ancora io ce l'ho impresso nella mia testa. Walter non si ricorda perché poi lui c'ha una certa età, ma io me lo ricordo benissimo. No, invece io mi ricordo un episodio, ma... Ma è vero che teneva il forno acceso a casa perché sentiva freddo? Certo. Ma questo no, tutti gli americani, anche pensi. Entri in casa degli americani, c'è 40 gradi, è caldo. No, mi ricordo, a parte che secondo me è stata una delle coppie più belle, Holland Bui, sì, cioè fantastico. Quei ragazzi eccezionali. Mi ricordo una volta che durante un allenamento ci siamo un po' spinti così, poi lui era un bel tornello, sai, di quei... non so come mi venne fuori un vaffa. Lui scoppiò a ridere, come dire, ma guarda sto ragazzetto qui che mi deve andare a quel paese, e scoppiò a ridere proprio come un matto, e c'è una figuraccia. Beh, poi dopo io sono stato quello che ho provato a dividerli nello spogliatoio quando ci fu una rissa da Far West con Sylvester, che io avevo la chiave dello spogliatoio, dopo una partita ho aperto e loro si stavano insultando già dalla famosa scaletta che portava gli spogliatoi. Sì, sì, quindi alla fine non è vero che le squadre non funzionano se non si va tutti d'accordo. No, quella fu la più grossa scazzottata che ho mai visto, anche perché io ero da solo, gli altri erano ancora dietro. Quando scatenò la rissa, io ho provato ad andare su Wilbur, ho detto scelgo quello più piccolo ovviamente, soltanto che ho fatto così, mi sembrava di aver preso quei blocchi di cemento, al che ho fatto così e poi mi sono ritirato indietro e gli ho fatto fate pure, perché lui prese Sylvester, ma una rissa clamorosa, e Bui arrivò e si mise sulla porta così a guardare lo spettacolo. Poi intervenne Roberto Terenzi, che poi mi sa che prese anche un mezzo destro da Sylvester. Ne perdi menava tutti Mike. C'è lui Mike menava tutti. Poi puoi pensare, poi puoi immaginare nello spogliatoio che era piccolissimo, per cui botte... da una parte all'altra facevano... penso che ve ne abbiamo detti parecchi di aneddoti. Giovanni, certo, hai altro per voi? Walter, ci chiedono... Su Facebook, Alessandro, forse non sarà che stiamo coinvolgendo poco i giocatori lunghi e si predilige un tiro da tre eccessivo? Beh, adesso l'ha spiegato anche bene Mauro, il tiro da tre è usato e a volte anche abusato, per cui è una caratteristica del gioco di oggi, della pallacanestro e di tutte le squadre. Devo dire che un aspetto che è veramente più che confortante, molto positivo, è l'atteggiamento e la concretezza di Leonardo Totè, adesso ne parliamo, che ha cominciato la stagione in maniera splendida, già delle partite di precampionato, è in una condizione ottima anche psicologicamente, cioè si sente comunque molto più sicuro. Se riuscisse a contenersi quando viene provocato, quando ci sono... È migliorato un po', però. È migliorato. L'anno scorso era più fumino. Se si concentrasse soltanto sul gioco, veramente può essere veramente devastante lì sotto, perché ha potenza, quindi reattività, tecnica, adesso ha grande sicurezza, quindi... Guardiamo allora proprio questo filmato, questa serie di foto, diciamo, che abbiamo preparato di Totè, perché vi danno l'idea dei suoi colpi, qua al tiro da sotto, poi questo è un gancetto che insomma non è che ce l'hanno tutti, ancora qui vedete come è mobile, molto dinamico insomma nei suoi movimenti, qui in schiacciata sicuramente ha preso una alley-oop, un passaggio al volo che qualcuno gli ha alzato, e qua in difesa, insomma, taglia fuori. Insomma, quello che volevo chiederti era, secondo te, Walter, Totè potrebbe evolvere in futuro anche nella posizione di ala forte? Perché lui mi ha raccontato in un'intervista che abbiamo fatto che nelle giovanili lui tirava, perché gli ho detto quando è che hai messo su sto tiretto dai 5 metri? Lui mi ha detto, ma veramente io nelle giovanili e anche in A2 tiravo anche da 3. E adesso invece non lo fa più, perché ha detto dopo poi gli allenatori, dipende cosa ti chiedono, siccome Buscaglia mi consente di andare in quella posizione, io mi sento libero. Quindi potrebbe, oppure gli conviene anche in chiave azzurra essere un pivot, che ce ne sono così pochi? Perché ce ne sono pochi, non c'è niente. Allora, intanto se dovesse mettere i piedi in nazionale con la maglia azzurra da 5, va bene, intanto metti da 5. Però lo può fare,
perché è un atleta dinamico, quindi non è di quei cinque pesanti che magari se devono poi marcare un 4, va in difficoltà, lui può marcare i 4 benissimo, in attacco ha un buon tiro anche frontale, quindi può essere anche bidimensionale. Quindi può assolutamente evolversi anche diciamo, nel ruolo da 4. Quindi io credo che sì, lo può far benissimo, è chiaro che dipende, lui ha detto una cosa molto intelligente, dipende da quello che l'allenatore mi chiede. In questo momento, chiaro, avendo anche Schilling in queste condizioni, è chiaro che lui deve fare il maggior lavoro dentro l'area. È leggero? Ma anche tu eri leggero? Perché ogni tanto sento, ma perché leggero? Anche tu eri leggero, ma ci sono dei giocatori... È leggero Totè, secondo te? Totè è leggero. No. A me non sembra, cioè, comunque. È un fisico clamoroso. Cioè, non so leggero, chi lo può dire, no? Vogliamo i nomi. Potenza, c'è una dinamicità leggero. Qualche volta magari quando qualcuno lo spinge, va bene, ok. Poi dopo si impara, come dici tu, insomma, ad essere ancora più forte nella testa. Perché è lì, questo è il piccolo difettino di Leonardo, che quando viene provocato da qualche giocatore che spinge, che fa e dice, allora magari si ferma a parlare con l'arbitro, reclama il fallo e dice, perde un po' di concentrazione, lascia bene, fa parte del gioco, più forte sei più ti menano, quindi va lì, accetta, ridai e gioca. Anche domenica ci avevano provato, ma è stato bravissimo. È stato bravo. Perché l'ho visto, ci hanno provato tessitori, ci hanno provato, ma... Sei sotto, sì, no? Quindi vedi delle cose che magari dai in alto non vediamo. Invece, e comunque devo dire che ha fatto dei miglioramenti veramente entusiasmanti. Perciò. Ti voglio chiedere questo, secondo te sta andando forte, anche perché è titolare e quindi non sente la concorrenza? E quanto contano la fiducia e lo status psicologico nel rendimento di un giocatore? Tutto. 90%, 95%. Cioè, quando un giocatore sa che c'hai minuti, perché poi dopo sì, gli può dispiacere che quell'altro non gioca bene, però alla fine cioè, siamo esseri umani, cioè, certo. Mors tua, vita mea. Cioè, io se voglio giocare 30 minuti, io voglio giocare 30 minuti, anzi, se c'è la possibilità di giocare 35, ne voglio giocare 35. Perciò lui adesso deve battere il ferro lì e deve cercare di consolidare anzi questa posizione, anche perché cioè, un ragazzo italiano che alla fine ti fa 10-15 punti, tira giù 7-8 rimbalzi, alla fine ti fa quello che, perché non ha la pelle scura, ma fa quello che fa un americano, ma anzi infatti, se fosse un americano avremmo tutti detto esatto. Che gran colpo che abbiamo fatto, e io quando sento dire la VL è senza pivot, in questo momento è un insulto a Leonardo, cioè ok, si può dire non abbiamo preso un gran pivot straniero, ma non puoi dire che la VL è senza pivot, perché Totè sta facendo fino adesso un inizio brillantissimo e quindi non se lo merita questa cosa. Assolutamente. No? Giovanni, se hai altre domande, altrimenti... Sì, allora, ci scrivono su WhatsApp. Walter, volevo sapere se c'era un tesoretto per un'eventuale, possiamo dire... riparazione nel corso del campionato. Allora, però non valgono le domande anonime, quindi vogliamo sapere il nome. Michael. Ok, dite anche da possibilmente da se dove fa ci piacere, state scrivendo. Da dove scrivete, perché ci fa piacere sapere che magari non siete a Pesaro, ma siete nella regione Marche o addirittura fuori, come è successo l'altra volta che addirittura ci hanno scritto da Brescia. Quindi Michael è di Pesaro. Sì. Ok. Tesoretti o non tesoretti, dopo due partite non si può pensare subito di bocciare i giocatori, tanto voglio dire il riferimento penso che sia sul pivot di cui abbiamo parlato, quindi vogliamo dare ancora un po' la possibilità di poter di vedere se questo ragazzo può migliorare il suo rendimento, chiaramente siamo sempre molto vigili sulle situazioni di mercato, nel senso nell'eventualità che siamo costretti a prendere una decisione cambiare un giocatore, poi magari lo faremo, però in questo momento non penso che sia proprio urgentissimo andare ad operare in questo senso. Cioè, sicuramente lo staff, tanto lo so che monitora tutto l'anno, no? Quindi le situazioni di mercato sicuramente le saprete, se c'è, però... Dopo due giornate penso che nessuno ha mai tagliato un giocatore, che non si rompe. Sembrano poche, appunto. Poi non siamo stupidi, sappiamo benissimo che il suo rendimento non è sufficiente,
però vogliamo vedere intanto un miglioramento suo dal punto di vista fisico per poter vedere al meglio delle sue qualità, al meglio delle sue condizioni, quali sono le qualità, che quello che può dare. Se lui riuscisse a giocare 10 minuti buoni andrebbe benissimo, perché Totè gioca titolare, e lui però deve essere affidabile in quei 10 minuti che va in campo, e questo è il problema. Andrea, allora andiamo a vedere adesso il ranking della Serie A che abbiamo proposto la scorsa volta. Questo era quello proposto dal resto del Carlino, noi avevamo messo Pesaro all'undicesimo posto, poi abbiamo un'altra griglia che invece veniva da Mondo Basket, qui Pesaro viene addirittura messa al 14° posto, e poi invece quella che aveva fatto Michele Zavagnini la prima puntata, quindi giovedì scorso, dove lui con grande amore e fiducia e speranza ha messo Pesaro nei playoff all'8° posto. Amico nostro Michele. Allora io Walter non chiedo a te, perché giustamente sei interessato e non sarebbe giusto, però se vuoi... Ci sta bene, noi sono tre anni che sono qui, sono 3 anni che ci mettono sempre il 14°, 15° posto, ci sta benissimo, okay. Poi dopo... La cabala è con noi. Va bene. Però a Mauro invece glielo chiedo, e ti chiedo anche se vuoi fare proprio tutte le posizioni, se vuoi, altrimenti quella della VL ci interessa. Guarda, dove quella... ti dico le partite che ho visto, perché poi le squadre che... A parte Milano e Bologna, che lasciamo perdere, perché sono... Milano prima, Bologna seconda? O... Secondo me sì. Ok. Io intanto me li segno. Anche se al momento, ti devo dire la verità, che mi piace molto più Bologna di come gioca che Milano. Okay. La terza forza chi può essere? Secondo me c'è un bel bolirone, detto proprio alla pesarese lì. Ma perché? Venezia, ti dico la verità. Venezia... che ho visto anche in Coppa, ho visto anche la partita di Coppa, anche ieri. Ha perso a Londra con Tortona, non è che mi aveva entusiasmato. Un'altra squadra che assolutamente non mi è piaciuta è Tortona, cioè che secondo me rispetto all'anno scorso è nettamente più scarsa. Sassari in grossa difficoltà, ti dico la verità, Pistoia, dicono tutti, ma io Pistoia l'ho vista giocare bene, Cremona l'ho vista giocare bene. Quindi chi retrocede? Non lo so, è difficile, no, voglio dire che adesso fare una graduatoria, cioè io dico anche dal terzo, metti dal quarto, quinto posto in giù, è difficile. È vero. E per me c'è un equilibrio. Cioè, quindi la terza forza, la lotta è aperta, insomma. Per me la terza, dai, vuoi mettere Venezia, vuoi mettere... A me anche Brescia è una tipologia di squadra che non mi piace. Tutti avremmo pensato Sassari, ma poi ha avuto tutti questi infortuni. Adesso è partita con tutti malissimo. Questi infortuni fai fatica anche... E poi dopo, sai, quando parti così, ti ricordi anche l'anno scorso Brescia? Certo. Che anche lì dicevano, ah, tanto ritorna, no. Perché se una squadra naviga sempre tra la 12ª e la 13ª posizione, vuol dire che ha dei problemi. Certo. Non è che improvvisamente vinci 10 partite di fila. E infatti si è verificato questo l'anno scorso. Certo. Pesaro giustamente è andata ai playoff e Brescia è andata, non ha fatto niente. Pesaro dove la metti? Ma ti ripeto, per me Pesaro è una squadra che la puoi mettere dall'8° al 14° posto, cioè, ma può darsi anche settimo, può darsi anche sesta, perché io vedo un equilibrio pazzesco. Scafati è un'altra squadra che ha degli americani interessantissimi, cioè Reggio Emilia, io l'ho vista Reggio Emilia, mi è piaciuta tanto. Napoli mi è piaciuta tanto. Grande sorpresa. Grande sorpresa anche con un allenatore che gioca in maniera un po' diversa dagli altri. Sai, anche lì, più che altro la cosa che mi ha fatto un po' sorridere, avevo letto un'intervista di Buchi dove parlava di questi allenatori stranieri, che insomma non è che ci devono insegnare niente, invece prima giornata hanno vinto solo loro. È vero. Allora, sia il greco che allena Reggio Emilia, una bella novità, anche Milicic a Napoli. Tra l'altro io ho fatto un'intervista a Jacopo Pullen, che è tornato dopo tanti anni in Italia, e gli ho chiesto qual era stato il motivo per cui era tornato, e ha detto perché amo la mentalità degli allenatori balcanici. Li conosco, ci ho già giocato, quindi mi ha convinto, e anche questo. Però sicuramente è un campionato dove bisogna stare anche molto attenti, perché il livello è un buon livello, si è alzato e c'è un equilibrio pazzesco. Va bene, dai, ho capito. No, non sono capace di fare queste cose, Beta, credimi. Sì,
Senti Walter, cambiamo totalmente argomento e parliamo della campagna abbonamenti che avete deciso di riaprire, o comunque insomma dai, c'è ancora una settimana circa perché chiuderà il 19 ottobre. Avete fatto circa 3.500 abbonamenti, siete soddisfatti finora di questo numero? Sì, perché c'è stato un numero che è cresciuto rispetto all'anno scorso. E la prima partita poi è stata giocata davanti a più di 5.000 persone, quindi il pubblico ha risposto alla grande, con una partecipazione, un coinvolgimento della curva e non solo, molto bene, ragazzi, ma assolutamente sì. Sono stati veramente bravi, hanno fatto il tifo sempre dall'inizio alla fine. È una cosa che mi sta piacendo molto, è successa anche l'anno scorso quando abbiamo avuto il periodo di flessione, nonostante tutto la gente è venuta al palazzo, ha fatto il tifo, non ha mai mollato, non ha mai contestato in maniera forte come ai vecchi tempi vostri, tempi. E questa è la strada giusta. Io penso anche proprio a una all'idea di vivere l'evento sportivo senza farsi condizionare ed essere schiavi della vittoria e della sconfitta. Cioè, riconosciamo la bravura dei nostri giocatori, riconosciamo la bravura degli avversari, certamente ci può dispiacere. C'è un clima un po' più americano. E questo lo si sta vedendo. Noi come società, io personalmente mi sto impegnando insieme ai miei amici in società proprio di trasmettere questa tipologia sportivo, di spinta. Poi è anche bello lo spotto, è bella la rivalità. Assolutamente certo. Sì, non si può pretendere che si va alla festa, però ci sta. Poi senti, io sono reduce sono andato a vedere una partita di rugby del mondiale in Francia, Italia, Uruguay. Sì. E lì veramente un altro mondo, veramente un altro mondo, non dico più niente. Senti Walter, quest'anno il Terzo Anello sarà sempre aperto, perché e chi ci può andare nel Terzo Anello? Dunque, il Terzo Anello è aperto esclusivamente per le promozioni che noi facciamo con le scuole, a differenza degli anni scorsi, degli scorsi due anni, noi abbiamo distribuito e stiamo distribuendo i coupon a tutte le scuole della provincia, di ogni ordine e grado, a tutte le scuole della provincia. E quindi è aperto per questa iniziativa rivolta agli studenti e quando capitano le situazioni di promozioni, come è stato per la prima partita di campionato contro Venezia, non verranno messi in vendita i biglietti in biglietteria nemmeno fatti gli abbonamenti. Il settore M1 destinato alle società spesso dell'entroterra comunque, sì. Guardate, una cosa ci tengo, li ringrazio, da Castelremonte e da San Severino sono arrivati in 150 domenica scorsa. Quindi veramente sono stati bravi, grazie. Quindi forse possiamo tornare a essere un po' la squadra della regione. Una volta c'erano anche Fabriano, Iesi in Serie A, adesso è rimasta solo Montegranaro, adesso c'è solo Pesaro, quindi è un bel faro. Assolutamente, se uno nel Marche vuol vedere una partita di Serie A, venire a Pesaro. Assolutamente sì, ma noi stiamo vedendo anche dall'anno scorso, ma anche sulla prima partita, la grande partecipazione di persone, di tifosi che vengono da fuori, da fuori dalla regione, addirittura da fuori regione, dall'Umbria arrivano, quindi questa è una cosa molto positiva. Ci stiamo aprendo e ci apriremo sempre di più a un bacino d'utenza che non è solo Pesaro e provincia, ma tutta la regione e anche oltre. Ecco, infatti mi aggiungo un'altra. Ci scrive in questo momento Mauro da Milano. Buonasera, ho visto che la VL sabato scorso ha aperto un centro giovanile sul Metauro ed era presente anche il brand ambassador Walter Magnifico all'inaugurazione. Siccome sono originario di quelle zone, volevo sapere come era maturata questa iniziativa e in cosa consisteva. Forza VL, complimenti per quello che state facendo. Beh, questa è una cosa molto interessante e importante. Ci siamo confrontati con i responsabili della Metauro Basket Academy abbiamo verificato il progetto tecnico che stanno sviluppando, che hanno intenzione di sviluppare, di far crescere sempre di più, e quindi abbiamo fatto questa collaborazione riconoscendo come un centro di formazione tecnica VL, è un po' come se fosse un proseguimento della VL. Metauro Basket Academy
dentro questa Academy ci sono, diciamo, fanno parte alcune società come Aqualagna, Fermignano, Urbino, quindi c'è, diciamo, l'Academy dà la possibilità a queste società dell'entroterra di poter collaborare insieme, certo, quindi di creare delle squadre del settore giovanile. Quindi è una collaborazione tecnica. Naturalmente noi non abbiamo soltanto, diciamo, non abbiamo l'attenzione solo sul, diciamo, riconosciamo solo l'Academy del Metauro come società di collaborazione, ma noi proseguiamo sempre nei rapporti che abbiamo con le altre realtà come Urbania, Cagli, Sant'Angelo. È molto importante il coinvolgimento dell'entroterra, perché ci sono dei posti di pallacanestro là che sono eccezionali, no? Una grande passione. Abbiamo la disponibilità massima con tutti e quindi abbiamo rapporti buoni con tutti e si spera sempre di fare di più e meglio. Bene, adesso chiedo ad Andrea di mandarci gli highlight della partita che riguarda Brindisi. Un'ultima, diciamo, giro di domande che riguarda la prossima avversaria, anche perché sabato si gioca, ricordiamo, si gioca alle 20:15 e anche loro sono a caccia della prima vittoria, però il secondo KO dopo quello in casa con Reggio è stato meno brutale. Come li vedi, Walter? Diciamo che è la stessa condizione nostra, no? Una partita che perde in casa abbastanza nettamente, poi una partita che perde fuori per un canestro, quindi chiaramente Brindisi, cioè loro e anche i tifosi stessi si aspettano una grande reazione d'orgoglio, una grande partita di grande intensità, però devo dire che anche noi ci stiamo allenando per andare a Brindisi e per fare la nostra partita. Sì, anche perché quando ci sono due squadre che sono a zero, una sa che a fine partita non sarà più ultima e quindi quella è una motivazione, una spinta fortissima, no? Assolutamente sì, cioè non è che... Rompere il ghiaccio. Noi non ci spaventiamo davanti a niente, ci prepariamo per giocare la miglior partita possibile, poi si va in campo, la cabala anche dalla nostra parte, non so se gli ultimi due anni ho detto a Brindisi. Sempre grandi partite. Senti Mauro, tu tra l'altro hai giocato a Brindisi per due stagioni. Tre stagioni. Che ti è rimasta nel cuore, sappiamo, quindi l'ambiente è ancora quello dei tuoi tempi? Ma a grandi linee diciamo di sì, nel senso che... Cioè è dura come giocare in quel palazzetto, sì. Cioè... Piccolo, è rimasto il palazzetto, è sempre quello dei tuoi tempi, 3500 posti. Ma adesso è 3500, ma una volta ce ne entravano 5000 quando giocavo io, che non c'erano ovviamente seggiolini. Era un po' come Viale dei Partigiani, sì, che se mettevi i seggiolini erano 3500, però ce ne entravano 5500. E Brindisi era la stessa cosa, passione clamorosa, una città che viveva per la pallacanestro e noi eravamo tutti una famiglia, ma i tempi erano diversi, adesso ovviamente la gente è più cattiva, secondo me, diventa con il passare del tempo tutti sempre più criticoni, più cose, anche lì non è semplice, almeno parlando anche con tanti amici che ho là, insomma l'aria è abbastanza pesante laggiù, sarà una partita veramente all'ultimo sangue. La tensione perché si taglierà un po' col coltello. La tensione insomma sarà... Beh, di solito quando una squadra gioca in casa e ha questa tensione, se la squadra ospite parte bene, certo, sì, di sarà, solito no, è questo. Psicologicamente è cioè, peggio giocare in casa, secondo me, in queste situazioni. Così. Però, sai, dopo là c'è anche da dire che basta fare così che si accende qualcosa, certo, e lì dopo lo senti, Cioè il pubblico lo sente. Sì. Ecco Giovanni, se hai altre domande, noi siamo ormai verso addirittura d'arrivo, però dopo abbiamo un piccolo gioiello finale. Salutiamo solo Claudia Ortolani che ci ha salutato via Facebook e la salutiamo anche a lei. Allora, avevo detto che volevo aprire l'album dei ricordi e questa sera, proprio perché ci siete voi, vorremmo guardare un video che riguarda Wilbur Holland. Ecco, questo ringrazio Andrea per aver fatto questa bellissima immagine. Dentro ci sono Booker, Cook, Ford e Day. Abbiamo scelto questi quattro, diciamo, quattro giocatori stranieri significativi degli ultimi anni in epoche diverse. E, ecco, questo è Wilbur Holland. La domenica sportiva, che quella volta c'erano addirittura i filmati. Guardate Bui, che capigliatura fantastica che aveva.
Wilbur Holland è scomparso proprio un anno fa, il 15 ottobre del 2022 a Columbus in Georgia all'età di 70 anni. Ha giocato a Pesaro nella stagione 80-81 con Magnifico e Procaccini, collezionando 26 presenze, ma sono bastate per rimanere indelebile nella memoria dei tifosi biancorossi, anche per le tre vittorie contro Milano, che poi fanno parte appunto del nostro quiz di questa sera. Arrivò a Pesaro a 30 anni, era nato l'8 novembre del 51 in Alabama, dopo aver giocato in NBA con gli Atlanta Hawks, che lo scelsero al draft nel 1975, e i Chicago Bulls, lasciata a Pesaro, giocò due stagioni in Francia a Tours prima di ritirarsi. Ecco, quindi di Holland abbiamo parlato prima, giocatore... Un tiro in sospensione clamoroso, saltava tantissimo. E poi era l'unico che metteva in croce D'Antoni. Beh, quella partita lì a Milano... Lo faceva soffrire sempre. 32 aveva fatto. 32 punti. E io ho sentito l'audio di Aldo Giordani e mi sembra di aver sentito di 17 rimbalzi di questo ragazzo qua. Mi sono sembrati un'enormità, però così diceva. Saltava quando era l'hai presi? Saltava. 17 rimbalzi di Walter Magnifico, sono rimasto sconvolto, veramente. Veramente tanti. Complimenti anche a Walter che insomma... Non era solo... Oltre a fare canestro, prende anche rimbalzo. Esatto, insomma, c'era veramente un lungo di una completezza incredibile. Allora, se vogliamo dare Giovanni la soluzione... Certamente, prima salutiamo Max, bisogna stare vicini a questa squadra, solo così potremo aiutarla a risalire in classifica fino alla fine. Forza VL da Max Belegni. E andiamo subito alla risposta del contest. Quindi la risposta che ha vinto Andrea: il 25 gennaio 1981 finì 85-90, l'11 febbraio del 1981 finì 60-77 e l'allenatore era Franco Bertini. Allora, questa è... abbiamo parlato tanto stasera di Franco, adesso prima o poi lo invitiamo, sveglio a casa che ci va, secondo me dorme già. Comunque, la cosa incredibile è che Dan Peterson gli ricorda sempre, quando lo vede, Ragno, tu sei l'unico che mi ha battuto sempre, perché quell'anno la Scavolini vinse anche la partita in casa con Milano, 26 novembre 1980, finì a Pesaro 94-79, poi vittoria a Milano storica, appunto il 25 di gennaio per 5 punti. Al Palazzone questa. A San Siro. A invece, San Siro, Palalido giocava. Sì. Dopo lui Peterson volle giocare al Palalido. Ah, perché aveva paura? La fase a orologio. Quindi poco che non c'è più nel campionato, che erano, si giocava praticamente con le tre squadre che ti precedevano. Ha vinto di 17. Le tre che ti seguivano, e la Scavolini diede un'altra lezione al Billy vincendo di 17 punti con Franco Bertini in panchina, e quindi ha fatto 3-0 con Dan Peterson e poi si è ritirato. Poi si è ritirato. E l'anno dopo allenava Petar Skansi. Quindi chi ha vinto quindi? Andrea. Da Pesaro. Da Pesaro. Quante persone hanno partecipato? Allora, hanno risposto parecchie persone, ma quasi tutti hanno detto Skansi. Però lui ha vinto e si è aggiudicato. Bravo Andrea, allora avrai due biglietti per venire a vedere la partita in casa con Scafati. Sono le 22:17, quindi la nostra ora insieme purtroppo, io dico, è già finita, perché io non so voi, mi sono divertita. Assolutamente. Anche perché noi. Vi ho messo insieme apposta, adesso potete ringraziarmi. Grazie. Tu eri il 5? Ah, è vero, giusto. Il 5 e il 6 della Scavolini. Perché penso comunque che anche l'alchimia, come nelle squadre, anche l'alchimia tra gli ospiti possa funzionare. Quindi ho pensato, quando ho saputo che la VL mi mandava Magnifico, no? Questa sera, ho detto, ma quasi quasi chiamo Mauro, perché dai, è bello, no? Rivedere due ragazzi che hanno giocato insieme. Io ho mandato subito un messaggio. Patafia, Dio, come mi chiama. Ha imparato a dire il dialetto come... Amico mio, Patafia. Bellissimo, da San Severo di Foggia, ormai hai detto prima che non si ricorda più il pugliese. No, il pugliese non lo sa, se il pesarese, sa anche scriverlo bene. Il dialetto? Sì, sì, scrive in dialetto rigorosamente, mi manda i messaggi. Grande, ci piace questa cosa, di tanti giocatori che sono rimasti a vivere a Pesaro, questo ci fa tanto piacere, vuol dire che comunque al di là di quello che hanno vissuto sul campo, anche fuori, no? Siete stati accolti bene, molto, vabbè, tu hai anche trovato la moglie, quindi voglio dire che più di così... Ormai pesarese, diciamo, la mia gioventù è stata a San Severo, ma poi si è sviluppata tutta qui. E noi siamo contenti di averti avuto come grazie, grande capitano. Grazie Isabella. Allora Mauro, invitiamo anche i bambini che vogliono venire a giocare a pallacanestro, andate da Mauro Procaccini che sappiamo che spiega benissimo i fondamentali, ed è molto importante imparare da piccoli l'ABC. Io sono felicissimo di quello che stiamo facendo, perché quest'anno poi abbiamo avuto un ulteriore
esplosione di numeri, perciò sono felice. Il problema è che ci mancano gli allenatori e gli istruttori, perciò mi tocca stare in palestra 4-5 ore al giorno e alla mia età faccio un po' fatica. Io ringrazio anche Emma per le foto che mi ha trovato, che è tua moglie, sì. Perché quelle foto che abbiamo visto e secondo te io dove l'ho prese? Quindi grazie Emma, e voglio salutare anche il piccolo Ettore, che credo sia il bambino in questo momento più piccolo davanti alla TV, che ha 5 anni. Ha detto che stasera avrebbe guardato insieme a Canestro, quindi dobbiamo salutiamo salutare Ettore. Per forza. Ciao. Okay. Bene, allora siamo giunti al termine. Tantissime grazie a Walter Magnifico e a Mauro Procaccini e anche ad Andrea Sabatini, che è in regia, e poi un ringraziamento particolare a Claudio Iacchini, perché il filmato di Wilbur Holland viene dalla sua interminabile videoteca. Lui ha fondato, anzi lo voglio dire per chi non lo sa, un canale che si chiama VL Pesaro History, dove potete trovare di tutto, ed è una risorsa importante, penso anche per la società, che ci siano tifosi che negli anni hanno raccolto filmati, ricordi, foto, eccetera. Quindi tante grazie anche a Claudio, che continuerà a fornirci di queste chicche che abbiamo visto questa sera, perché il filmato della Domenica Sportiva del 1981 non so in quanti ce l'hanno. Quindi grazie, e ci vediamo giovedì prossimo sempre su Canale 80 di Rossini TV per un'altra puntata di Insieme a Canestro. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati, dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio, molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Non mi basta mai. Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio.